Il premier Robert Fico è stato ferito a colpi di arma da fuoco subito dopo una riunione governativa ad Andlova, vicino Bratislava. Fico è stato colpito davanti a un centro culturale della città dove si era tenuta una riunione di governo. A sparare è stato un uomo di 71 anni che ha utilizzato una pistola legalmente posseduta. In base a una ricostruzione degli eventi, il premier slovacco è stato ferito in maniera grave. Dopo essere uscito da questa riunione, a quel punto sono partiti i colpi. Vico è colpito all'addome, al petto ed ad un arto da almeno 3-4 colpi di arma da fuoco. È stato trasportato in eliambulanza in ospedale a qualche chilometro da dove è avvenuto l'attentato ed è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Si trova in condizioni di vita gravi, secondo un comunicato diffuso sui social del premier slovacco. Le reazioni internazionali all'attentato sono di unanime condanna e forte vicinanza al premier slovacco. Dalla all'Italia ed altri paesi condanna senza se e senza ma del criminale episodio. È intervenuta con una nota anche il Vaticano con il segretario di Stato Cardinale Parolin che parla di preoccupazione forte. Ormai sembra che non ci sia più nessun limite. Naturalmente tutto questo aumenta la violenza. I rapporti sono sempre più violenti e ci sono meno speranze di costruire rapporti sereni e di pace.